a Borghetto. Vedremo poi come finirà il dopo partita di questo Treviso-Cairano. Eccolo qui il fischio finale del signor Roscelli di Chiavari. Tutti negli spogliatoi, c'è l'invasione da parte dei tifosi del Treviso che saltano la rete ed entrano nel terreno di gioco. Li vedete inquadrati. È una festa, almeno finora. Qualche contestazione in più per forse mister Feltrin. Ed ecco, qualche tifoso riesce ad avere anche la maglia del giocatore. È stato Barbarossa a regalare la maglia a un tifoso. Anche Cianci l'ha fatto. Ed anche Bettega, anzi anche De Stefani. Tutti a regalare le maglie ai tifosi, una festa qui a Treviso. Si viene archiviato quindi il campionato interregionale per quanto riguarda gli appuntamenti casalinghi per il Treviso. Cairano che vince, quindi si porta a quota 34, quindi salve tutte e due le formazioni chiaramente. Una partita che ha visto, diciamo, primeggiare il Treviso. Il Cairano ha fatto un solo tiro su punizione, ha segnato, poi ricordiamo nel secondo tempo l'occasionissima di Borgobello. Borgobello però si è trovato davanti un Corona in splendida forma. Per il resto anche grandi interventi per quanto riguarda Borghetto, ha salvato il risultato in almeno due azioni. E quindi io direi di concludere qui la telecronaca di Treviso Cairano.